Sì, aprire la pazienza di studiare i documenti che vi abbiamo mandato. Signora, ma prego, allora scusi, dobbiamo interrompere la seduta, è inutile, no? Noi abbiamo cercato di fare un incontro con i cittadini, però naturalmente dobbiamo sentire le criticità, dobbiamo cercare di capire le criticità. Se non lo dovesse permettere, per cortesia, se no non facciamo niente, allora ragione. La sera ascoltiamo, poi dopo ci facciamo le proprie valutazioni. La prego, signora, di non interrompere più. Grazie. Sulla faccia la trovate signori, per cortesia lasciamo parlare il professor Barbi. La modellizzazione numerica del serbatoio dove ci sono anche risposte alle variazioni di quanto si può simulare a questo dato di conoscenza, cioè utilizzando i dati presunti della quantità di acqua che viene estratta, della quantità di acqua che viene immessa, delle temperature relative, la ricostruzione delle variazioni termiche e di pressione. Trovate anche questi dati. Ora, detto questo, io mi permetto di completare l'informazione che il professor Marcottini aveva dato, ricordando i fenomeni di sismicità indotta registrati in 30 anni fa. Il pozzo era a Uno, dove fece prove di impressione. E anche lì, tra l'altro, le pressioni riportate sono un po' migliori, perché c'è scritto maggiore di, e ci sa esattamente la pressione, però le due prime sono un po' migliori. Facciamo un caso. Dicevo che forse vale la pena, per completezza di informazioni, ricordare anche che negli stessi anni sempre l'Ener ha fatto prove collegando il 4 con il 14, estraendo acqua dal 14 e iniettandola nel 4, e durante la durata delle prove non fu registrata alcuna sismicità. Ancora una volta, perché? Quale può essere la possibile spiegazione di questo? Può essere il fatto della grande permeabilità e quindi del fatto che l'assorbimento avviene con delle facilità. Peraltro, per onestà, devo anche dire che la durata delle prove è limitata, e quindi non è detto che prolungando nel tempo qualcosa di interessante. Come erano i bassi di assorbimento? Erano bassissimi, non c'è grandezza su qualcosa che ci si può avvicinare, ma che fossero fino a 200 tonnellate l'ora, quindi non un problema. Comunque, allora, a questo punto l'unica altra questione che mi sembra rilevante dal punto di vista scientifico discutere è il possibile significato sismogenetico della struttura del sottosuolo messa in evidenza dal pozzo 15, quella che avete fatto ripetutamente. Vi ricordo che questo pozzo è il più profondo della zona, arriva quasi a 5.000 metri di profondità, ha trovato 4 unità di carta toscana sovrapposte e sotto una umbra marchigiana di natura litologica fatta da rocce sostanzialmente molto vicine, anche se alcune più stese, alcune più ridotte, come i seri, non è un periodo pandemico, quello che era studiato la stratigrafia del corso. Adesso,